sposti in via Troilo. Okay. 110 nanogrammi al metro cubo è un valore altissimo. Sicuramente altri 100 si sta verificando qualche forma di emissione assolutamente fuori dal normale. 103. La media che veniva registrata nel quartiere Tamburi nel periodo 2009-2010 era di 20 nanogrammi a metro cubo. In questo momento ci troviamo a circa 5 volte la media di 4 anni fa. Adesso siamo a 114. 116. Il quartiere Tamburi era considerato uno dei quartieri più puliti e più salubri prima che venisse l'Italsider. Adesso abbiamo toccato veramente un picco, 130 nanogrammi a metro cubo, 131, valore mai registrato anche in passato. Sono valori eccezionali. 134. Siamo già venuti in questo luogo altre volte. E quelli che stiamo misurando adesso sono gli idrocarburi policiclici aromatici, che sono dei cancerogeni. All'interno è contenuto il benzopirene. Stiamo parlando di sostanze che, oltre che cancerogene, sono anche genotossiche, cioè possono modificare, possono danneggiare il DNA che i genitori trasmettono ai figli. Stiamo ancora su livelli molto molto alti, 122 nanogrammi al metro cubo. Intorno a 30 nanogrammi al metro cubo e siamo a 2 metri dall'autobus con motore acceso. È l'autobus dell'AMAT, siamo in via Orsini. Ovviamente influisce questo tipo di emissione, non è certamente accettabile questo valore, tuttavia i valori che abbiamo riscontrato a ridosso delle collinette sono di gran lunga maggiori, almeno oggi. Quindi erano più alti dove non c'era traffico? Sì, dove non c'era traffico erano molto più alti. Adesso stiamo salendo 42, probabilmente il fatto che il mezzo stia sostando da molto tempo ha comportato concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici superiori. Oscillano grosso modo tra i 30 e i 40 nanogrammi a metro cubo. Adesso siamo a 29.